Per proseguire questa evoluzione, questo cambiamento virtuoso che è iniziato, bisognerebbe, a mio avviso, fare sì che dislocate per tutta Italia ci siano delle strutture che possano accogliere bambini e persone con disabilità, e non che chi ha bisogno di vuole iniziare a fare sport si debba recare necessariamente a Roma, Milano o nelle grandi città d'Italia, ma è importante che questo sia presente su tutto il territorio. Sembra una idea, come dire, utopica, però è quello che è sotto gli occhi di tutti, perché se tu parli con qualsiasi persona di tutta Italia ti dirà: sì, magari mio figlio vuole iniziare a fare sport, però io devo farmi un'ora e mezza di macchina al giorno se lo voglio portare lì. Inoltre è in atto proprio anche la formazione dei tecnici, che è importantissima, perché devono essere preparati per poter accogliere nel miglior modo i ragazzi che vogliono fare sport. Devono conoscere la disabilità, devono conoscere come approcciarsi anche ad una persona con disabilità, e questo mi porta sicuramente al discorso delle scuole, perché nelle scuole italiane ancora purtroppo esistono degli assistenti che non sono magari realmente preparati per assistere una persona con disabilità magari intellettivo relazionale, e quindi si va sempre a tappare quei buchi in maniera sommaria. Questo lo so un po' per sentito dire, nel senso che parlando magari con i miei allenatori che sono insegnanti a scuola, o comunque con tutte quelle persone che ho sempre sentito lamentarsi, no, delle mancanze che ci sono a scuola, questo ti fa pensare che c'è ancora tantissimo da fare. Quindi il vero investimento, secondo me, non andrebbe concentrato tanto sulla punta della piramide. Quindi possiamo fare anche l'esempio delle medaglie, no? Che va bene, è giusto fare un ragionamento di equiparazione, no? Di premi tra olimpici e paralimpici, però bisogna conoscere tutto quello che c'è prima, e tutto quello che serve è coprire il territorio, investire sull'avviamento, investire nelle scuole, e dopo, quando ci sarà una base formata, con le strutture e tutto quanto, allora dopo ci si potrà concentrare su chi è arrivato all'apice. In tutto questo rebelot mi sono candidata per diventare membro del IPC Athlete Council, che è appunto la rappresentanza degli atleti a livello internazionale. A Tokyo, vicino alla mensa, c'era uno spazio con le urne dove gli atleti di tutto il mondo potevano votare. C'erano 20 candidati e ne passavano solo 6. Mi hanno votata, quindi sono passata, sono entrata ufficialmente all'interno della rappresentanza degli atleti. E questo che cosa comporta? Comporta che potrò dire la mia, portare opinioni, pareri, proposte all'interno proprio del movimento internazionale. Purtroppo non avremo potere decisionale, però questo è qualcosa che eventualmente arriverà col tempo. Infatti per me questo è un entrare un po' in punta di piedi anche nell'apparato internazionale, vedere come funziona, come lavorano, vedere anche se il mio livello di inglese è sufficiente per poter fare questa cosa. E tra l'altro io parlo anche spagnolo, quindi mi sono proposta anche di poter comunicare anche con quella parte del mondo che parla spagnolo, e vedremo insomma come sarà anche questa avventura, che durerà 4 anni. Uno dei motivi per cui mi sono candidata è proprio anche perché ho notato che in questi anni ci sono state molte scontentezze dal punto di vista proprio delle categorie funzionali, perché le categorie nel nostro mondo sono qualcosa di fondamentale e sono in continua evoluzione, perché il movimento è in crescita e quindi va di volta in volta adattato. E avere, secondo me, un punto di vista interno di chi ancora sta facendo attività è molto importante, perché ti aiuta un attimo anche a vedere, no, da dentro che cosa, lo scontento degli atleti piuttosto che le richieste, eccetera eccetera. Quindi uno proprio degli obiettivi sarà quello di cercare di migliorare questo aspetto. Spero di riuscire a dare il mio contributo, e comunque ce la metterò tutta e cercherò appunto di prendere opinioni qua e là e di riportarle poi a livello internazionale. Alla fine
c'è sempre un obiettivo che uno ambisce di raggiungere. E può succedere di tutto nel frattempo. Possono esserci rumori, fastidi, dolori, cadute, gioie anche, e finché non arrivi poi ad avere anche una certa chiarezza su quello che è stata la tua vita e su quello che è il senso proprio dell'esistenza, di quello che tu sei. Per ognuno è diverso, ecco, senza voler fare filosofia spiccia, però è importante per qualsiasi persona capire questa cosa di se stessi, che cosa stiamo cercando, che cosa fai tu nella tua vita per essere felice. Sta arrivando tutto lo staff per la porta. Oh my god! Ti blocco la registrazione. Devi anche fare attenzione, vento.